Un caro saluto a tutti voi, ben ritrovati alla nostra trasmissione Essere Suoi Discepoli. Siamo nel 2020, il nuovo anno ci accoglie con sentimenti di speranza sempre più grandi e soprattutto vogliamo riprendere questo anno dopo aver lasciato il messaggio del Vescovo che ci ha parlato e ci ha dato quell'incentivo a essere capaci di entrare in tutti i contesti con grande spirito di attenzione, con carità. Vogliamo riprendere il nuovo anno proprio guardando al creato, guardando a tutto ciò che ci circonda e lo facciamo un po' con lo sguardo sulle cose, ma anche sulla bellezza, sulle opere d'arte, su ciò che viene, come dire, riprodotto proprio guardando il creato. In realtà ne parliamo con Marco Ambrogi che ci dà delle linee per vivere questo nuovo anno con attenzione, con responsabilità. Ben ritrovati cari amici, passiamo subito a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, il dottor Marco Ambrogi, architetto, direttore dei musei diocesani, nonché curatore e ispettore di alcuni monumenti appunto nascosti. Ma vogliamo con lui parlare oggi di bellezza nascosta in alcune opere del nostro territorio. Lo facciamo in una maniera un po' particolare, perché il nostro ospite si è lasciato ispirare da un'opera, diciamo così, uno spartito particolare scritto da un autore particolare che è San Francesco d'Assisi, il Cantico delle Creature. Nel territorio il cantico delle creature può essere interpretato in una doppia sequenza. Una è quella della lettura delle opere francescane che si trovano all'interno delle chiese e dei conventi che un tempo sono appartenuti all'ordine francescano, dei conventuali, degli osservanti, dei cappuccini. L'altra invece è un'individuazione di carattere generale, per cui cercare nelle opere d'arte quelli che sono i segni impressi nel Cantico delle Creature. Allora, per esempio, immaginiamo il sole. Il sole può essere definito sia attraverso l'immagine dell'Eterno Padre, quindi della figura ovviamente massima nella sua rappresentazione, soprattutto per esempio nelle opere d'arte del Cinquecento. Ci sono dei polittici, per esempio il polittico dei Cappuccini di Polla, che è di Giovanni di Gregorio, detto il Pietrafesa, che rappresenta nella cimasa, la parte alta, un Eterno Padre benedicente. Ma il sole può essere anche interpretato attraverso la luce che filtra negli ambienti religiosi. I cistercensi, per esempio, un ordine monastico molto importante legato alla figura di San Bernardo di Chiaravalle, erano maestri nel progettare le loro chiese tenendo conto della teoria della luce. O ci sono edifici medievali, anche nel Vallo di Diano, questo per esempio San Pietro. Sono degli edifici progettati con delle finalità particolari per permettere durante alcuni giorni dell'anno ad alcune lame di luce che vengono proiettate da finestre o da oculi di colpire delle immagini sacre poste su alcune pareti. E abbiamo parlato del sole e in alcune opere. E per quanto riguarda l'acqua, che San Francesco loda così umile, pura. L'acqua, noi nel Vallo di Diano abbiamo il monumento, si può dire uno dei monumenti più importanti della cristianità europea, che è il Battistero di San Giovanni in Fonte, quindi un battistero che sorge su acqua di sorgente e che rappresenta un po' quelli che sono i primordi del cristianesimo nel nostro territorio. Probabilmente il battistero è uno dei più antichi dell'Occidente. E la diocesi di Marcellianum, che ospitava il battistero, faceva parte dei primi 21 titulus, cioè delle prime 21 diocesi sorte in Italia. Un luogo affascinante proprio perché col tempo ha acquisito, anche attraverso le strutture architettoniche, una fisionomia e un fascino del tutto particolare. Oltre ad essere stato la sede di un battistero, è poi diventato uno dei punti più importanti per lo sviluppo dell'ordine gerosolimitano, cioè dei cavalieri di Malta, che nel corso dei secoli l'hanno arricchita e beneficiata di rendite di beni. E il fuoco, il fratello fuoco. Anche sul fuoco possiamo individuare, diciamo, molte immagini, simboliche. Pensiamo, la prima ovviamente che ci viene in mente è quella delle anime del purgatorio, il fuoco purgante. Per cui spesso si ritrovano delle immagini, per esempio quelle legate alla Madonna delle Grazie,
in cui una stilla di latte che sgorga dal seno della Vergine va a bagnare le bocche delle anime purganti collocate nella parte bassa del dipinto, quindi in questo caso è un fuoco purificatore. Ma esistono anche dei dettagli legati a delle vicende che ovviamente hanno fatto la storia dell'arte, delle costruzioni e dell'architettura. Per esempio nella pala, sempre questa di Gregorio da Pietrafesa, c'è addirittura l'immagine dell'incendio di una chiesa di San Nicola dei Latini, un incendio che avvenne probabilmente nel 600, che distrusse l'antica chiesa e che poi fu completamente riedificata in forme differenti. Quindi si possono trovare ovviamente dei segni che in qualche modo riconducono all'esperienza umana o segni che sono in qualche modo rivelatori di un'esperienza più importante che quella divina. Attraverso il cantico delle creature, la lode al Signore da parte di San Francesco d'Assisi, che racconta la bellezza del creato attraverso le sue creature. Ma l'arte oggi in Italia e nel nostro paese è apprezzata? Credo che sia un momento un po' difficile. Difficile perché la cultura odierna, che è fatta di un bombardamento continuo di immagini, tende un po' a nascondere quelli che sono i segni che sono stati impressi nell'arte nel corso dei secoli. Ritornando all'esperienza che dicevo precedentemente dei cistercensi, alcuni storici dell'arte marcano questa differenziazione, dicono che visitando una chiesa cistercense per un turista di oggi non si riesce a percepire nulla, perché è una chiesa spoglia, non è una chiesa di ornamenti come potrebbe essere quella, ad esempio, di una chiesa barocca, ecco. Proprio perché invece prima si dava molto risalto ad alcuni segni, quindi anche la tessitura muraria, lo sporgere di alcune pietre o la luce stessa che inondava le fabbriche religiose costituiva qualche elemento in qualche modo che poteva veicolare verso l'aspirazione all'assoluto. La stessa cosa della luce, quindi dei segni importanti che poi sono stati trasformati nel corso del tempo, e quindi magari anche all'interno di opere d'arte ci sono dei segni nascosti che non vengono, diciamo così, oggi ben compresi, proprio perché bisogna cercare un po' di distaccarsi da quella che è la realtà quotidiana per entrare all'interno di un mondo del tutto particolare. Ricordiamo che la maggior parte delle opere d'arte sono opere di carattere religioso, per cui l'artista che le ha concepite e le persone che i fedeli dovevano ammirarlo in qualche modo dovevano essere in una condizione particolare per poter comprendere tutte le immagini che venivano veicolate in quell'opera d'arte. Si parla della Bibbia dei poveri, le chiese antiche erano completamente affrescate perché c'era una cultura delle immagini molto diversa che permetteva anche alle persone che non avevano una cultura, non avevano addirittura un'alfabetizzazione, di poter riconoscere immediatamente determinati segni impressi in quelle figure. E quindi oggi che bisogna fare per avvicinare all'arte, soprattutto i bambini, partire dai bambini? Secondo me c'è bisogno innanzitutto di riappropriarsi un po' della propria cultura e della propria identità, perché quando manca il senso dell'identità non si riesce chiaramente a percepire più nulla della propria cultura e della propria ricchezza. Questo museo, ma qualsiasi tipo di museo, io dico sempre, è come un po' una vetrinetta di una casa, ecco. È qualcosa che ognuno di noi custodisce in modo geloso, innanzitutto per sé, poi per mostrarlo agli ospiti. Quindi il museo, in questo caso il museo di Teggiano, il museo degli altri paesi, dovrebbero essere innanzitutto degli scrigni in cui custodire le cose più belle che appartengono alla nostra al nostro territorio, alla nostra identità, per poi mostrarle a chi viene da fuori. Quindi l'aspetto turistico è secondario rispetto a quello culturale. Anche la scuola dovrebbe un po' invogliare. Certo, però bisogna capire che gli studenti possono apprendere se ci sono ovviamente degli insegnanti che conoscono. Quindi bisognerebbe, secondo me, lavorare prima sulla cultura, sull'informazione, sulla didattica legata a chi
trasmette le informazioni, soprattutto improntare per esempio sulla storia locale, sulla cultura locale nelle scuole, dedicando anche piccole ore, ecco, poche ore, in modo da poter invogliare questi che saranno poi gli uomini del domani, gli uomini e le donne del domani, a riconoscere quella che è l'identità, poterla far propria e trasmetterla poi alle generazioni future. Noi ritorneremo in questo scrigno per raccontare un po' le bellezze che sono appunto custodite, ma a te voglio chiedere, rappresentare, raccontare attraverso le bellezze nascoste il cantico delle creature, che quale opera di più ha scaturito un'emozione particolare per te? Sicuramente il Battistero di San Giovanni in Fonte, perché a parte che l'indagine storica mi lega anche a una cara figura, il professor Amedeo La Greca, che è scomparso proprio in quest'anno, era colui che mi aveva incaricato di redigere uno studio che poi è stato comunque pubblicato. E devo dire la verità, da alcune informazioni e da alcune caratterizzazioni dal punto di vista storico sono uscite fuori delle informazioni così belle, così interessanti, legate, ripeto, prima all'esperienza battesimale e quindi anche al percorso che i neocatecumeni facevano all'interno di questo spazio, e poi anche quello che è stato lo sviluppo successivo, proprio per far sì che una reliquia della prima cristianità potesse essere utilizzata nel corso del tempo anche per richiamare ulteriori fedeli nel corso appunto dei secoli in questo luogo particolare. Poi ripeto, da quando ero bambino, da quando ho visitato insomma il Battistero, mi ha sempre colpito il fascino della presenza dell'acqua sorgente, quindi di un luogo del tutto particolare, poi immerso comunque in una natura diciamo così abbastanza suggestiva, quindi un luogo sicuramente da visitare, da custodire, da tenere con grande attenzione nella nostra mente. Grazie mille. Grazie a voi. Siamo giunti al nostro momento di spiritualità. Ascoltiamo la parola del Vangelo, che è proprio il prologo di Giovanni. Il Verbo si è fatto carne. È questo racconto meraviglioso dell'incontro tra Dio e l'umanità, tra cielo e terra. Ascoltiamo la lettura del Vangelo e il commento di Don Vincenzo Gallo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i Suoi, e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, e quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazie e di verità. Abbiamo appena riascoltato il prologo del Vangelo di Giovanni. Che pagina straordinariamente bella della scrittura, una pagina però che nasconde anche una ricchezza e anche della difficoltà. Mi piace immaginare però queste pagine che abbiamo ascoltato come un po' un'introduzione a tutto quello che sarà il Vangelo di Giovanni, perché tutti i temi che abbiamo ascoltato li ritroveremo poi all'interno della narrazione del quarto Vangelo. Si parla di luce? Allora potremmo, non so, ritrovare questo episodio, rileggerlo con chiarezza, ci diventa più chiaro cos'è la luce quando ascolteremo del cieco nato o anche della notte di Nicodemo. E quando si parla di croce, ascolteremo e riascolteremo la parola gloria, che in ebraico significa aver peso, qualcosa che ha davvero peso per noi.
È bello questo brano. In greco si intrecciano dei verbi che danno una profondità estremamente grande a tutto questo. Il verbo emi, essere, l'eternità, che entra nel divenire, nella storia, entra nel ginomai, nella quotidianità, nell'essere fatto, nell'essere missione. Sembra un Vangelo difficile, lontano, quasi oserei dire etereo, e invece diventa concretissimo per noi, perché in ogni nostra storia ci andiamo a ritrovare un po' come nei personaggi che incontreremo nel Vangelo di Giovanni, nel nostro cammino, e ci ritornerà utile riscoprire, risentire l'Emanuele, che è Dio con noi, in ogni circostanza della nostra storia. E poi lo stupore grande dell'eternità che entra nella storia e diventa forte per noi. Che bello entrare in questo mistero, stupirsi sempre di tutto ciò, di scoprire come Dio dall'alto dei cieli viene nella nostra storia e la redime. Ogni storia, anche la mia, e ognuno si ritrovi in tutto questo, allora riscopre la grandezza di un Dio che ci prende per mano e dà a ogni nostro istante il sapore dell'eternità, ogni nostra storia immersa in Lui, ogni nostra vicenda, ogni nostra vita vissuta con Lui. Allora sì che il Natale diventa davvero significativo, ed è per questo che la liturgia insiste su questo brano, perché diventi sempre più nostro e noi sempre più di Gesù. Siamo giunti anche oggi alla fine della nostra puntata, sempre con spunti ricchissimi. Io vi ricordo il nostro sito diocesano www.diocesiteggiano.it, dove potete trovare le nostre puntate di Essere Suoi Discepoli. Vi auguro una buona domenica, una buona settimana e soprattutto una buona Epifania.